O Dio che hai fatto risplendere tra noi la testimonianza di fede del Beato Rosario Angelo, operatore di pace e giustizia sino al martirio, concedi anche a noi, sul suo esempio, di porre sotto la tua tutela le nostre azioni per avere in eredità il Regno dei Cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dico pochissime parole, siamo contenti ed orgogliosi di ospitare le reliquie di Lipatino. È una cerimonia di grande significato simbolico, tra l'altro vedendo la teca che porta l'iscrizione Codice Penale Vangelo, a testimonianza del fatto che anche la legge civile, la legge degli uomini, deve corrispondere alla legge di Dio. Lipatino è martire della fede, ma anche martire della giustizia. Il Ministero dell'Interno ospita al proprio interno persone che lavorano anche per la giustizia intesa in senso ampio. Anche le funzioni del Ministero dell'Interno sono funzioni di giustizia intesa come funzione spirituale prima ancora che civile. E quindi per noi è una grande piacere, una grande testimonianza e un grande riconoscimento che viene fatto anche al Ministero dell'Interno. Oggi quindi partecipiamo alla benedizione, insomma, di questo importante momento, di questa importante figura che sacrificò la propria esistenza per la sua missione istituzionale, ma che ispirava, insomma, in qualche modo con quella che era la sua profonda fede religiosa. Credo che siano sentimenti, al di là dell'approccio che ognuno di noi ha, ci conosciamo tutti qui al Ministero dell'Interno, e quindi al di là di quello che il rapporto che ognuno di noi ha con la religione, però questa grande ispirazione interiore che anima ognuno di noi nello svolgere la propria missione quotidiana, talvolta anche a sacrificio delle proprie esigenze personali e familiari. Nel caso di Lipatino c'è l'esempio proprio di un sacrificio portato fino alle estreme conseguenze, e quindi niente, ecco, siamo contenti oggi di essere qui, di questa importantissima cerimonia, e grazie a tutti, grazie a voi per esserci, quindi testimoniando anche tutti i dipendenti del Ministero dell'Interno questa comune partecipazione al significato di questa importante cerimonia. Grazie.